Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Ci siamo appena svegliati, la Danny è ancora col pigiama. Stiamo preparando la colazione, Ale ci sta mettendo le scarpe. Ciao Nico! Ragazzi, oggi vi facciamo vedere un video diverso dal solito. Ovvero, gara di regionale, extra nostra, quindi una gara di allenamento, ma comunque è sempre gara. Vi facciamo vedere un po' tutta la giornata, che cosa succede dalla colazione fino alla fine, più ovviamente le riprese dentro la pista. In questo momento siamo alzati, hanno appena dichiarato dal megafono che c'è la... Cos'è che c'è? Briefing. C'è la briefing e quindi andiamo, perché siamo già in ritardo, perché sono le 8.02, le 8.15 c'è il briefing. Ponti di Ravenna. Boh, benvenuto voi. Tutti i piloti della giornata odierna che prenderanno parte in attesa che tornino dal briefing il caffè. Alex purtroppo deve fare ancora colazione perché abbiamo fatto tardi. Comunque latte, biscotti o cereali, fette biscottate, tutti i suoi panni sono pronti e adesso inizia il lavoro di sistemare tutto questo marasma. E chi lo deve fare? Allora ragazzi, abbiamo appena fatto il briefing. Il briefing che cos'è in pratica? È il direttore tecnico della gara che spiega ai ragazzi come ci si deve comportare all'interno della pista e soprattutto ha elencato tre bandiere, che sono: una è la gialla. Allora, ci sono due tipi di gialla, bandierata e tesa. Se è sbandierata bisogna rallentare subito, perché può essere dopo la curva o dopo il salto. Si può saltare? No. Non si deve saltare, ragazzi. Quindi bisogna rallentare. Invece quella tesa magari è dopo tre curve, dopo due o tre salti. C'è un problema. Sì, quindi c'è un problema. E tesa ti dicono: attenzione, più avanti è successo qualcosa. Quando è sbandierata, subito dopo c'è il problema. Ok, quindi ragazzi, non si salta con le bandiere gialle, si rallenta. Lei invece mi dice quella del Sant'Antonio. Si ricorda qual è? Colore bianco e la croce è rossa. Giusto. Perché vuol dire che c'è un medico in pista, ci deve andare piano e stare molto attenti. Invece la bandiera blu vuol dire che c'è un doppiato, perciò tu devi un po' rallentare e far passare tipo il primo. Esatto, in questo caso se fosse che te la danno a te, devo rallentare, dar spazio a chi arriva dietro. Bravissimo, avete imparato tutto. Vai ragazzi, buon divertimento. Buongiorno. Carica. Dai, allora, check up la moto. Iniziamo col togliere il tappo. Andiamo a guardare la pressione delle gomme. 0,9, va benissimo. Nel frattempo lo speaker ci sta spiegando che oggi c'è la Formula 1, MotoGP, sono tutti. Forza Enea! 0,9, perfetto. Allora ragazzi, andiamo a controllare se c'è aria dentro le sospensioni. La ruota anteriore io in genere la alzo sempre, svitiamo la vite, facciamo fuoriuscire l'aria e poi andiamo a riserrare. E così ovviamente anche per l'altra. Controllato il transponder che ho messo ieri sera. Adesso andiamo a mettere la benzina e siamo pronti. Ecco che ci stiamo cambiando. Il borotalco voi lo mettete nei calzini? Perché altrimenti a togliere quelli di Alex... è il delirio, sì. Vero amore? Alcuni. Ragazzi, maglia nuova. Tutti i nostri sponsor e collaboratori, partendo da Rug Racing, Universal Pack Scarburati, Acerbis, il nostro logo ovviamente, e l'Alix che ci fa tutte le grafiche. Iniziano le qualifiche. E sapete voi, le mamme ansia, come scaricano la tensione? Questo è quello che facciamo quasi tutto il giorno. Questa è la passeggiata che facciamo noi papà. Ah, ciao! Ragazzi, oggi la carrellata è piena. Ragazzi, ci siamo entrati, primo giro, primi due giri, primi 5 minuti di ricognizione. Ragazzi, deve passare. Sì, deve ancora passare. Ragazzi, ci siamo. Facendo le prove, al momento siamo quinti, Rossi è? Nono, ottimo direi, su questa categoria. Chi è? Ragazzi, dura qua dietro.
Wow! Vai Ale, 1-1-1, dai Lado, vai! Wow! Vai ragazzi, ultimo giro! Ultimo giro! Porca puttana! No! Va bene! Qui abbiamo fatto la pasta oggi? Sì, la pasta trampata è pronta. Una cuoca favolosa, tavoli pronti perché dopo si fa baldoria. Come potete vedere dai capelli tira una leggera brezza marina. Un vento che non si sta. Ragazzi, guardate che io ho scovato una tuta rosa, ma è favolosa. Mi hanno appena detto che si chiama Aurora e la sua prima gara motoclub Ravenna. Bocca al lupo a tutti, dai! Ragazzi, partono! Spengono i motori! Sono qui in compagnia di due mamme. Con l'ansia, esatto. Questo è quello che si vive dietro. Ma velocità, cioè, lei qua stava saltando, non era, era tanto errato. Ragazzi, al momento abbiamo il terzo tempo. Oh, hai fatto dei salti fotonici, eh? Bravo Dado! Com'è la pista? Caldo? È dura, eh? È tosta, vero? Si sentite che silenzio. Ci siamo. Le prove sono tutte quante finite. Come dicevamo prima, abbiamo il terzo posto assoluto, che è un bellissimo risultato, poi per la pista selettiva che c'era prima. Adesso che si fa la moto? Si toglie un po' di residui di fango di prima, si rimbocca la benzina, si dà una controllatina un attimino generale, poi andiamo a vedere qualche partenza degli altri, un po' di rilassamento e poi tocca a noi. Siamo nella fase di riscaldamento con dei nuovi amici. Ma chissà se faccio la gara con lui, magari sono in un video di Ale. Ma? Mattia, yeah! Allora, stanotte ma guarda che belli! La gara di Prati di domenica. Ragazzi, ci siamo per gara MX1. Andiamo a vedere la partenza. Ragazzi, è un'emozione fantastica. No! Che intruppamento, ragazzi. Peccato, la prima curva era andata tutta bene, la seconda invece un po' meno. Niente, vi dicevamo, è una roba fantasmagorica. Vi si rialzano i peli e si aprono le vene da quanto adrenalina c'è. Buona gara a tutti. Ci siamo, parte gara 1. Grandi. La partita all'85, la tensione si sente nell'aria, lei cosa dice? Buona gara, eh? Sì, buon divertimento, soprattutto che vada tutto bene per i ragazzi che si divertino, no? Speriamo! No, sicuramente! No. Via! Era stato suggerito quei cancelletti vicino al cabinotto e sembra che invece al momento Ablex abbia scelto tutto l'esterno. Ancora dobbiamo abituarci alle gare, poi l'ultima volta è stato centrato, quindi un po' un casino. Ed eccoci siamo, giro di ricognizione. E lei l'Aurora, new entry girl. Posso, la tua mamma ora non ha capito un tubo. Meglio così. Ci siamo. Io sono atteso, lei? Cinque secondi. Yeah.
Bravo Ale. Lasciato, bello! Dai Dado! In questo momento dovrebbe essere in settima posizione. Dai Alex, forza! La tensione della partenza adesso basta! Alex è laggiù in fondo ed è caduto. Ecco perché non lo vedo più. Ripartito! Mancano 2:09. Ragazzi, sto continuando la gara. Siamo tutti tesi come le corde di violino, purtroppo brutta caduta, ha perso un sacco di tempo e dobbiamo migliorare su questioni di testa. Dai! Eccolo Rossi. Vai Ale, vai concentrato, 1-1. Vai Ale, vai. Gara terminata. Qui abbiamo Rossi. Gara terminata per Rossi. Gara terminata per Alex. Oh ragazzi, non so che capelli ho, quindi abbiate pazienza. Siamo in pausa pranzo, è vero? Come è andata gara 1? No. Abbiamo avuto un po' di tensione? Un pochettino. Ma però ragazzi, stiamo constatando con tutti, perché stiamo fermando e stiamo chiedendo: quante gare hai fatto? Beh, non mi ricordo neanche quante ne ho fatte. Quante gare sei stato agitato? Tutte. Tutte? Tutti rispondono? Tutte, anzi fateci sapere nei commenti voi come gestite la tensione prima della gara, una cosa che sarebbe una cosa interessante, e poi magari se vi va potremmo fare anche una live una sera con una nostra carissima amica che tratta proprio questo argomento, e magari potrebbe essere interessante sia per i ragazzi che per i genitori. Fateci sapere nei commenti. Siamo a gara 2, stiamo andando verso i cancelletti. Speriamo che la tensione non sia troppa come in gara 1, purtroppo. E stiamo a vedere. Comunque la prima è finito 11° e il secondo di categoria. Professore, bravo, inizia a soprassare. Chiara Venna sta sul petto, guarda qui per rendere perfetta la pista ai pilotini 65. Grande tattac. Che stile, tutto tuo col trattore. Adesso ognuno di loro sceglie il cancelletto, se lo sistema. Siamo al giro di ricognizione. Tutti tesi. Saluta. Saluta. Noi babbi siamo tranquilli. Diciamo ragazzi, partenza. Gara 2. Piccolo dall'olio. Ah sì,
Attendiamo. Ragazzi, 15 secondi. 5 secondi. 4, 3, 2, 1. Che rimane addestrato purtroppo. Guarda Rossi che gara che sta facendo. Ultimo. Quelli corto. Bravo Ale, vai, vai! Uff, mamma mia che gara ragazzi. Fatti il 5-9. Con tutti i paparazzi, guardate, ci sono i paparazzi di fianco. Dio, sei il scippatore, oh! Alex! Bravo! Vai Ale! Bravo Alex! Il tirone Alex! Primo, bravo Alex! Chiare! Gli ho perso? Guarda, sei meritato! No. Una bella foto questi ragazzi, un applauso! Davi! Continuate da pregare! Oh Pippo, bravo, forte, mi raccomando. Basta. Ok. Ragazzi, guardate che mega saluto, vediamo se rispondono. Dov'è Stefano? Dov'è Stefano? A saluto Pippo! Grande. Grazie ragazzi, con questo bellissimo tramonto, con questo bellissimo primo posto, con questa bellissima maglia, finiamo un bellissimo weekend.
tosto, è vero? Vi diamo appuntamento al prossimo video, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi, lasciateci un commento, scrivete che tipo di video vorreste vedere, fateci sapere nei commenti, mi raccomando, importante per noi, e mi raccomando, condividete i video. Ciao! Ciao!